Questo programma è offerto da... Cordiale saluto da Fabio Balbi, siamo a Montichiari in provincia di Brescia, seconda giornata dedicata alla seconda tappa del circuito internazionale d'Italia. Ieri la gara riservata ai Master, quest'oggi a partire dalle ore 9.30 iniziamo con la gara degli esordienti, degli allievi, categorie giovanile, e poi saliamo con la categoria junior, le categorie femminili, ovviamente nel pomeriggio la gara più importante, la gara open. Sarà sicuramente una bellissima giornata sotto ogni punto di vista, ma soprattutto i grandi big delle ruote dentate sono presenti quest'oggi qui a Montichiari, ormai è un tradizionale appuntamento per quanto riguarda il cross country. Bellissimo il percorso, bellissimo il tracciato di circa 5 km con il passaggio al castello. Adesso vedete le immagini, vi auguro un grande spettacolo e buona giornata a tutti. I'm feeling kind of jammed up and out of the way. I know it's all.
saluto a Felice Gimondi, ovviamente qui per tifare mountain bike, ma per tifare i suoi atleti della TX Attive Bianche. Sarà una giornata importante per voi? Beh, è sempre stata importante, molti chiari, è sempre chiamato a casi partenti interessanti, poi ci sono tutte le categorie, quindi speriamo di divertirci. Sarà Gera che Svalmer sicuramente andrà alle Olimpiadi, con quali obiettivi? Bauer è un ragazzo giovane, io credo che l'importante per lui sia fare esperienza. È evidente che non dobbiamo caricare troppo responsabilità e quindi non penso che possa essere tra i favoriti, però sta crescendo bene e questa è la cosa più importante. Successivamente, proprio poco dopo la loro partenza, partiranno le donne esordienti del secondo anno e dopo di loro le donne esordienti del primo anno, che faranno solo un giro. La categoria lievi del secondo anno parte invece alle 11. E poi concluderemo nel pomeriggio con la gara riservata alla categoria open, sono 6 giri in programma. Intanto salutiamo l'operatore di MTB Channel, buongiorno, buona domenica. Le immagini della gara di Montichiari appunto su MTB Channel a partire, penso e presumo, metà settimana, perché ora che montiamo il tutto poi sono tantissime gare. Basta, ciao, non inquadrarmi qui, se ti spacca la telecamera te ne parto con me. Qui adesso, la conclusione, il primo giro mancheranno
2 chilometri, vedete, a questo punto si trova a metà del primo giro. Dai Stefano, 27 Stefano, stop. 29, bravo. Categoria esordenti ferrati, ricordiamo i numeri, vanno La duale pubblicità di Villa di Serio da oltre 15 anni nel settore con l'utilizzo di apparecchiature elettroniche sofisticate è in grado di produrre, installare e gestire insegne luminose di ogni tipo e dimensione, cartelli pubblicitari, segnaletica caratteristica stradale e qualsiasi tipo di forma pubblicitaria. La 2R Pubblicità, sviluppata su un'area di oltre 2500 metri quadrati, dispone dell'attrezzatura per la completa produzione delle sue opere, riuscendo così a contenere i tempi di consegna e soprattutto i prezzi. Per la tua pubblicità, chiama al 65 72 82. Alla 7569. Non così, si va più veloce. 48.
59, 20, 60, 61, 62, 63, 63. Dopo questo brano si tratta anche al numero 39 Berta Martina, campionessa italiana per quel che riguarda la categoria esordienti donne del secondo anno. I genitori della Ditech ASD, quindi andiamo a vedere, magari in prima vedere tra poco, sentiremo da piazza Santa Maria Maggiore anche l'arrivo, l'ordine d'arrivo tracciato particolarmente tecnico, dato vita a questa prima, alla prima giornata degli internazionali d'Italia ieri qui a Giada, scuola MTP San Paolo d'Argon, alto. Siamo in pratica sulla testa della corsa per quel che riguarda appunto la categoria esordienti, due uomini al comando nel passaggio precedente. Andiamo a dare un riscontro cronometrico, buono, considerevole il vantaggio di Blas Andrei nel 475-477, campione italiano in carica di categoria Turner Roland Sunshine Race, campione italiano per quel che riguarda la categoria esordienti del secondo anno, ritardo per loro 1:15. Nei secondo anno maschili qui dal Monte della Croce, secondo la salita della bestemmia. Intanto signori, facciamo un applauso a questi ragazzi e a queste ragazze che stanno animando questa seconda giornata. Brigani, se non ricordo male, società piemontese con il 600. No. Di nuovo qui sul Monte della Croce per l'ultima volta inizierà in pratica, inizieranno gli ultimi 3 km di G. Non ha piovuto, quindi per terreno in perfette condizioni. 471 è ancora lui. 471 ancora lui a spucare per primo alla fine della salita della Croce. 473 intanto, eccolo qua, ritardo per il numero 174 che risale di nuovo sul Monte della Croce. Si tratta di Fabio Frangagliano di categoria 477, se non ricordo male, Turner Roland, prima di approdare per il traguardo finale in Santa Maria Maggiore. La volta del numero 479 intanto, si tratta di Federico Fiori, Pila Bike Team, dietro lui il numero 511. Anche per lui, ultimi 2 km prima del traguardo finale con quelli di Santa Maria Maggiore, la piazza Duomo. Ricordiamo dopo la termine della gara. Vai Filippo, sei davanti, vai! Sei tu che cosa? I miei piedi sono di giù. Dai, va, dai, forza,
Научил. Я вышлю ему в мае месяце, вышлю Моторолу ему, пусть он снимает. У меня Моторола. Che ne sa, si questo fa male. Non mi visto. Mi dico quando fermo. Perché giù? Sì, lo vedi bene. Però... Mi rubano il mio treno. Sì. Volevo dare il là perché poi dopo non è successo. Vai Ale, così bravo! Alessandro, bravo, bravo, via, 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 vai, Ale, bravo. Via, 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 hai via, capito, no? Bravo, così, 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 così. Dai, Stefano, dai, Stefano, dai! Ale! Dai, Stefano! Stai attaccato, via! Vai, Stefano, vai! Dai, Daniel, dai, dai, Daniel! Dai, Stefano, vai! Dai, Stefano, vai! Vai Luca! Dai Luca, dai Luca, dai Luca, dai, dai Nico, dai che sono tutti attaccati, dai! Dai Nico, dai che riprendi, dai Nico! Dai che sono tutti vicini, Nico! Dai Yuri, dai Robi, bravissimi, dai, dai, dai! Dai, 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 dai! Dai, Nedrotti! Destra, destra! Via, 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 via! Vai Albi, vai!
Kuhnmeier in terza, Alessandro Serravalle, e se non ho visto male, il numero 336 Oberhaus Paul. Per quel che riguarda invece gli allievi che salta la bestemmia per affrontare il salto che lì piloterà il fiume il passaggio da Santa Maria Maggiore. Ricordo tre giri per le categorie allievi maschili primo e secondo anno, due giri per le categorie allievi femminili, sempre primo e secondo anno. Vai. Io vedo la sulla croce. Vista per favore. La parola. Do lì, qua la discesa. Bravo Kevin, dai che lì. Occhio, eh. La duale pubblicità di Villa di Serio da oltre 15 anni nel settore con l'utilizzo di apparecchiature elettroniche sofisticate è in grado di produrre, installare e gestire insegne luminose di ogni tipo e dimensione, cartelli pubblicitari, segnaletica caratteristica stradale e qualsiasi tipo di forma pubblicitaria. La 2R Pubblicità, sviluppata su un'area di oltre 2500 metri quadrati, dispone dell'attrezzatura per la completa produzione delle sue opere, riuscendo così a contenere i tempi di consegna e soprattutto i prezzi. Per la tua pubblicità, chiama al 65 72 82. We'll be right back.
qua a vederlo, Peter. Anno pista. Occhio! Dai Zano! Sei. Moreno Pepinzone, la domanda è quella di prima, la vera vittoria perché è anche stato difficile oggi conquistare tutto questo. È stata una vittoria molto difficile anche perché gli altri stavano molto forti, al secondo giro c'erano anche una maschera di Alessandro, e abbiamo prima vittoria sulla Vicenza, ma dopo ho trovato la fotografia, però io credo che mi stava chiamando un po' di trovare a aspettare ed era una giornata, e chi sta giocando di Moreno Pepinzone? Provare con la mano della una cosa più importante, poi la cosa più importante. Vuoi dire la vittoria a qualcuno in particolare? A me è un'allora che sono per me ne sempre, e le vittorie che ho potuto raccontare in assoluto le gare e mi sono fatto le dire. Grazie mille, ciao. Pepino, non c'è? Saluta però. Giorgio Rossi. Che è arrivato primo di categoria, aspiranti agli... Primo anno. Ok, allora, com'è andata? Beh, il primo giro, come ho già detto, è stata una gara un po' falsata dal ricongiungimento con il gruppo degli allievi secondo anno. Abbiamo fatto molto fatica a passare, c'è stato un momento che ho provato ad andare perché ero riuscito a passare un gruppetto, però dopo in discesa sei sempre frenato da quelli del secondo anno e quindi sul traguardo siamo passati ancora tutti insieme. Il secondo giro io e Domi siamo andati via sulla prima salita a gradoni e poi abbiamo fatto tutta gara insieme, pensando già al regionale di mercoledì, molto tranquilli, anche se comunque pedalavamo. Pian piano il ricongiungimento con quelli del secondo anno non c'era più, perché più andavamo avanti più andavano forti anche loro e quindi abbiamo deciso di giocarcela in volata e poi ce l'ho fatta sull'ultima discesa perché lui ha avuto anche dei problemi al cambio.
Quindi una gara praticamente in tandem. Sì, abbiamo deciso di fare gara assieme perché tutte e due avevamo visto che andavamo molto bene, c'era una buona pedalata da parte di entrambi e abbiamo fatto gara a coppia. E mercoledì invece allora a questo punto ci sarà un'altra sfida? Sì, mercoledì c'è il campionato regionale, però la sfida non sarà con Domi perché lui è valdostano, ma sarà con Oscar, Sala e ce ne sono anche in Lombardia di forti. Quindi non si stacca mai la spina, soprattutto in questa settimana? No, questo mese è molto importante per la stagione. Andremo a tutta. Allora dai, in bocca al lupo, mi raccomando, vedo che siete sempre molto lucidi, quindi durante la gara continuate a tenere alta la concentrazione. Grazie Grevi. Grazie mille. Questo programma è stato offerto da...